Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la politica, l'istruttoria svolta dai tecnici della regione sulla presunta incompatibilità del neo assessore al bilancio Mario Quaglieri, si chiude con il via libera alla nomina dell'esponente di Fratelli d'Italia. Le opposizioni però non si fermano e anche attraverso l'astensione dei capigruppo in occasione del voto sulle surroghe dei consiglieri rilanciano la battaglia per affermare il potenziale conflitto di interessi legato all'incarico di Quaglieri in giunta e al suo ruolo di medico svolto appunto all'interno di una clinica privata. Sentiamo. Arriva il disco verde alla nomina di Mario Quaglieri ad assessore al bilancio, ma per l'opposizione la vicenda è tutt'altro che conclusa. La nomina di Quaglieri, come noto, è contestata dal centro-sinistra, che ritiene sussista una incompatibilità tra l'incarico in giunta e la sua posizione professionale. Resta il fatto che l'esponente di Fratelli d'Italia, candidato più votato d'Abruzzo alle ultime regionali, ha superato un primo scoglio, quello dell'istruttoria svolta dalla direzione affari della presidenza e legislativi del Consiglio regionale abruzzese. È stata infatti esclusa la sussistenza di qualsiasi incompatibilità tra il ruolo di assessore e l'espletamento della professione medica all'interno di una clinica privata, alla luce del fatto che Quaglieri opera come libero professionista, titolare di partita IVA, senza essere né amministratore né titolare né dirigente della struttura sanitaria. Le opposizioni, tuttavia, non si danno per vinte e sottolineano che la Giunta per le elezioni ha ancora 30 giorni di tempo per esprimersi sul caso. In ballo, inoltre, c'è l'esposto presentato dal Partito Democratico all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti. Esposto che si fonda sull'ipotesi che Quaglieri sarà chiamato ad adottare atti e provvedimenti comportanti impegni di spesa in una situazione di possibile conflitto di interessi. In attesa che il nodo sia definitivamente sciolto, il centro-sinistra ha lanciato anche un chiaro messaggio politico. Ieri, infatti, la Giunta per le elezioni, presieduta da Lorenzo Sospiri e composta dai membri della Conferenza dei Capigruppo, ha votato per individuare i candidati che, attraverso il meccanismo della surroga, saranno chiamati a sostituire gli assessori freschi di nomina. I primi quattro nomi hanno incassato il via libera all'unanimità, mentre il quinto nome, quello di Maria Assunta Rossi, destinata a subentrare a Quaglieri, è passato a maggioranza con i capigruppo dell'opposizione che si sono astenuti. A sottolineare che il caso Quaglieri, per il centro-sinistra, è più aperto che mai. E dopo le proteste, le polemiche dei giorni scorsi sul tema del dimensionamento scolastico, è arrivato l'atteso annuncio dell'assessore regionale all'istruzione e all'edilizia scolastica, Roberto Sant'Angelo. Non ci sarà l'accorpamento delle classi per l'anno scolastico 2024-2025 nei comuni di Caramanico Terme e Castelvecchio Subequo. Una deroga del tutto eccezionale, sottolinea Sant'Angelo attraverso una nota, che si lega strettamente alle politiche a tutela delle aree interne e soprattutto in virtù dei dati relativi alle iscrizioni alle scuole materne, iscrizioni che lasciano intendere la necessità di adottare misure adeguate per contrastare lo spopolamento. L'assessore inoltre ringrazia il direttore dell'ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci per la sensibilità e l'apertura al dialogo dimostrate nell'affrontare la questione relativa alle scuole secondarie di primo ciclo nei due comuni montani ed evidenzia che l'ufficio scolastico regionale e l'assessorato regionale all'istruzione e all'edilizia scolastica rinnovano la collaborazione per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.
Voltiamo pagina, avvicinare i ragazzi del liceo MIBE, Misticoni Belisario di Pescara, alla Film Commission. Questo è uno degli obiettivi dell'Info Day organizzato dall'UEAM, Ufficio Europa, Area Metropolitana. Katia Napoleone. Oggi all'Aurum un'opportunità cruciale per discutere delle innumerevoli possibilità offerte dalla sezione media e cultura del programma L'Europa Creativa, che riguarda i giovani ma non solo. Oggi abbiamo organizzato con il Desk Italia del programma Europa Creativa, che riguarda il settore della cultura, dell'arte e dei media, degli audiovisivi, un Info Day, quindi un taglio operativo rivolto alle scuole, alla scuola, al liceo MIBE in particolare, gli operatori del settore. L'audiovisivo al centro, avvallato ora anche dall'istituzione della Film Commission Abruzzo, un organismo che darà un contributo fondamentale. Quanto è importante avere uno strumento concreto che in qualche modo avvicini alla Film Commission? È importantissimo. Noi per la nostra scuola, a indirizzo proprio artistico, è una svolta, perché in questo modo, con una progettualità ampia, possiamo collaborare con enti, con associazioni proprio di professionisti, e svolgere un lavoro anche di divulgazione dei nostri prodotti artistici anche al di fuori dell'Abruzzo, al di fuori della nazione e quindi a livello europeo. Un progetto che si presenta molto più di un semplice strumento finanziario. Sono moltissimi i settori di finanziamento, quindi bandi di finanziamento, per media ad esempio ce ne sono più di 15. I progetti vengono poi valutati sulla base di una serie di criteri da due esperti indipendenti selezionati appunto dall'agenzia esecutiva di Bruxelles. I bandi appunto per quanto riguarda lo sviluppo e la produzione di opere sono aperti a società di produzione audiovisiva indipendenti europee. C'è in particolare un bando che si chiama TV Online Content, che riguarda che sostiene la fase di produzione di progetti destinati alla trasmissione televisiva o alle piattaforme digitali. Lo stimolo per le organizzazioni culturali verso nuovi orizzonti spinge inevitabilmente alla collaborazione transnazionale e alla condivisione di esperienze. Se partiamo appunto proprio dal concetto di area metropolitana, non si può prescindere dall'Europa e dal concetto stesso di veicolare la cultura tra i territori, e quindi è fondamentale per noi trasferire questo messaggio attraverso questo Info Day, e quindi la presentazione di questo programma è fondamentale per favorire proprio lo sviluppo e la coesione non solo sociale e culturale, ma anche economica di chi appunto entra a far parte di questo progetto. La cronaca: i finanzieri della stazione navale della Guardia di Finanza di Pescara, in due distinte operazioni, hanno provveduto ad individuare e sequestrare un totale di circa 3.000 metri di reti da pesca prive di segnalazioni e poste in zone vietate. Nel primo caso, nelle acque antistanti il litorale di Francavilla al Mare, le Fiamme Gialle di Mare hanno scoperto una rete da pesca non a norma con le vigenti leggi in termini di posizionamento e segnalazione. Gli operatori subacquei del nucleo sommozzatori hanno pertanto effettuato un'immersione ricognitiva, provvedendo a recuperare e sequestrare oltre 2.500 metri di reti utilizzate per la pesca di frodo, posizionate a poco più di un metro di profondità. Nel secondo caso, i finanzieri hanno fermato a pochi metri dalla costa, nelle acque antistanti il comune di San Vito Chietino, un pescatore con reti prive di ogni segnalazione ed abilmente occultate, lunghe oltre 500 metri. Oltre al sequestro, al soggetto è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro e la decurtazione di 7 punti dalla licenza di pesca, come da normativa vigente. Tutto il prodotto ittico sequestrato nel corso delle varie operazioni è stato donato in beneficenza ad enti caritatevoli della zona di Pescara. Andiamo a Chieti, dove le associazioni Cosma e Percorsi, insieme ad alcune istituzioni partner, tra cui il Comune della Città Teatina, hanno illustrato in mattinata il contenuto del progetto Ancora Avanti Salute Mentale, finalizzato all'assistenza di persone che soffrono di malattie mentali complesse. Vediamo. Cosa prevede il progetto Ancora Avanti Salute Mentale?
progetto prevede la possibilità di consentire a persone che sono normalmente chiuse in casa o persone che magari neanche frequentano i centri di salute mentale di poter uscire e sperimentare azioni di autonomia della vita quotidiana. Perché l'ambizione di questo progetto è portare le persone a, soprattutto a vivere da soli, a vivere in compagnia, a vivere nei luoghi aperti e quindi uscire dall'isolamento, quindi aiutare le famiglie affinché queste persone, questi ragazzi non abbiano, non sentano la famiglia come un luogo di contrasto, perché spesso la famiglia è questo, un luogo di contrasto piuttosto che un luogo che possa aiutare. Quindi noi questo progetto ha l'ambizione di far uscire le persone dalle loro famiglie, dalle loro case, andare sul territorio e poi un domani magari sarebbero anche capaci di vivere da soli una volta che sono capaci di cucinarsi, di fare le loro azioni quotidiane. Presentato oggi il progetto Ancora Avanti Salute Mentale, quale sarà l'apporto che il Comune potrà dare a questo progetto? Allora, l'apporto che il Comune darà a questo progetto è già in via di concretezza perché abbiamo due progetti in atto. Uno, progetto PNRR, che prevede la ristrutturazione di 3 appartamenti comunali e poi successivamente, nella seconda fase, progetto sociale e quindi di co-housing, di cui faranno parte 12 utenti, di cui 3 con disagio mentale. C'è anche Abruzzo Include, che prevede un percorso di tutoraggio di 12 mesi che metterà in connessione l'utenza con le aziende per appunto un percorso anche formativo. Noi abbiamo anche la necessità come ente di essere coinvolti dalle associazioni, siamo molto orgogliosi che ci permettano di intervenire anche concretamente su questo fronte, perché riteniamo che il Comune e l'amministrazione si debba occupare a tutti i livelli di quella che è la salute dei nostri cittadini. E da un meritorio progetto sulla salute mentale passiamo alla 16ª edizione del premio Medicina Abruzzo, che si è svolto nella sala Tinozzi della provincia di Pescara, e nel corso appunto della manifestazione uno dei riconoscimenti è andato al direttore di reumatologia dell'ospedale della città adriatica, Marco Gabini. Il servizio. Il premio Medicina Abruzzo edizione 2024 a chi lo dedica, dottore? Lo dedico intanto alla mia famiglia e poi lo dedico ai miei collaboratori che si sono impegnati e si impegnano tanto e ai giovani specializzanti che vengono nel mio reparto a fare pratica. Io insegno pure alla scuola di specializzazione dell'Aquila e quindi vengono gli specializzanti e si impegnano anche loro insieme a noi, non se ne vogliono più andare. Un'ultima citazione, secondo me, la merita l'Associazione degli Ammalati Reumatologici, che ci è molto vicina. La dottoressa Padovani collabora strettamente con noi perché se non si fa forza e non si fa sinergia non si ottengono degli obiettivi ambiziosi. Tra le tante patologie che trattate nel vostro reparto a Pescara, anche la fibromialgia, questo male di cui ultimamente si parla in modo sempre più insistente. A che punto siamo? Siamo al punto che adesso la fibromialgia è stata inclusa nei LEA. I nuovi LEA partiranno a gennaio del 2025. Sappiamo che noi ci confrontiamo quotidianamente con questo tipo di pazienti, sono pazienti difficili che hanno una serie di necessità, anche una necessità del riconoscimento della patologia che fino ad oggi non c'era e che quindi veniva anche con difficoltà certificata dal medico curante, il quale se voleva dare dei giorni di temporanea invalidità a un paziente non sapeva che diagnosi mettere. La ricerca sulla fibromialgia è attiva. Ci sono numerose vie che portano a una risoluzione del problema che fondamentalmente è di tipo fisiopatologico, cioè bisogna capire qual è il meccanismo più interno che fa scattare questo tipo di manifestazione clinica, che come lei sa è una manifestazione clinica complessa, che vede impegnata numerosi specialisti, per cui il neurologo, lo psicologo, lo psichiatra, il gastroenterologo, tutti questi sono coinvolti, però il reumatologo è quello che più di tutti probabilmente ha le capacità per poter gestire un team assistenziale. E questo è il futuro. La pagina della cultura, 20 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara
ha organizzato un evento denominato Ricordando il signor G, che ha l'obiettivo di far conoscere alle giovani generazioni l'artista e cantautore milanese quale grande uomo di cultura. Il seminario musicale è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber. Vediamo. Ma l'idea è quella di portare dentro l'università e divulgare alle nuove generazioni che non l'hanno ascoltato il messaggio di uno straordinario uomo di cultura. Io non mi limiterei a dire che è un cantautore, un musicista, è un intellettuale vero, un uomo di cultura, un uomo al di sopra delle parti, coraggioso, anticonformista, ed è bene che i ragazzi conoscano anche questo aspetto della cultura. Noi purtroppo troppo spesso pensiamo che l'università sia soltanto un trasferimento di nozioni dai libri, invece dobbiamo mettere a contatto anche con la cultura contemporanea, quella cultura che può sfuggirgli perché con la velocità con cui sono sottoposti a input quotidiani magari si perdono delle cose bellissime e importanti, e noi siamo qui in qualche modo per metterli in contatto col ricordo di queste cose. Sicuramente Gaber era molto avanti perché era non solo un grande artista, ma anche una persona veramente speciale che aveva delle qualità umane e intellettuali decisamente fuori dalla media. Credo che sia ormai considerato un classico della cultura italiana, anche se si è espresso attraverso la canzone, attraverso il teatro. Comunque ha effettivamente un grande riconoscimento culturale come i classici della nostra cultura, della nostra letteratura, e come tutti i classici è sempre attuale, proprio perché sembra che le cose che ha scritto, che ha detto siano recentissime. In realtà è una lettura della realtà che è sempre attuale, che poi ritroviamo in tutti i classici. Sicuramente leggendo Dante troviamo dei riferimenti anche al presente, e quindi questo riconoscimento nei suoi confronti ci onora tantissimo, ci motiva tantissimo come fondazione, e essere qui a Chieti quest'oggi, all'Università di Chieti, è una grandissima opportunità, una grande soddisfazione, anche per come Gaber si era trovato bene qui al Teatro Marruccino tanti anni fa, quando venne a rappresentare uno dei suoi spettacoli. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia sul molo sud del porto di Giulianova per l'intitolazione della passeggiata artistica all'ex assessore regionale Marco Verticelli. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Nessuna differenza nel colore politico, gli amici e i colleghi di sempre, tutti riuniti in una cerimonia assieme ai familiari per ricordare Marco Verticelli. Nella giornata di ieri, primo anniversario della scomparsa dell'ex assessore regionale e presidente dell'ente porto di Giulianova, grande amante del mare. È proprio per questo che a Verticelli è stata dedicata la passeggiata delle ceramiche di Castelli sul molo sud del porto, introdotta dalla scritta Sogno sul mare. Il mio predecessore è stato un presidente importantissimo per il porto di Giulianova. Noi abbiamo seguito le sue orme, quello che lui aveva segnato, e oggi coroniamo il giusto riconoscimento a una persona che ha dato tanto per il porto di Giulianova, Marco Verticelli. Marco ha fatto veramente tanto per la nostra comunità e ha fatto tanto per il porto, una persona al di sopra delle parti che è riuscita nella sua funzione di amministratore della cosa pubblica a lasciare il segno. Oggi la dimostrazione è la presenza di forze politiche di tutti gli schieramenti che sono volute venire qui al porto a omaggiare Marco e a ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni in cui ha ricoperto il ruolo di presidente dell'ente porto, e a intitolargli questa stupenda camminata qui sul molo sud del porto di Giulianova. Marco non era solo il presidente dell'ente porto, ma spaziava su tante cose. C'era una profonda amicizia tra me e lui. Marco amava il porto, amava il mare, amava la pesca, e di lui ho ricordi straordinari di giornate interminabili di pesca, quando si usciva la mattina di notte e si arrivava a 15-20 miglia, mi diceva: bene, spegni il motore, quando vedeva tutto azzurro, l'azzurro del mare, l'azzurro del cielo, e non si sentiva più il rumore. E lì passavamo le nostre giornate veramente in tranquillità, e si parlava anche di questioni amministrative, di questioni economiche, di politica, ma con una serenità dovuta al luogo.
Adesso lo sport, calcio, 180 minuti alla fine del campionato di Serie C per il Pescara. In arrivo due gare contro squadre che si giocheranno il tutto per tutto, poiché impelagate nella lotta per non retrocedere. Il servizio. La vittoria di Olbia e il pareggio tra Gubbio e Pontedera era lo scenario migliore per il Pescara in vista delle ultime due giornate di campionato e si è verificato. La squadra di Cascione è tornata sesta e ha accorciato dal quinto posto. Ora l'obiettivo è battere Ancona e Fermana e sperare che il Gubbio non vinca né a Recanati né con il Rimini. Con 0, 1 o 2 punti degli Umbri il Pescara potrebbe operare il sorpasso. Con 3 punti sarebbe impossibile visto che l'11 di Piero Braglia ha lo sconto diretto a favore. Per quanto quelli con Ancona e Fermana siano match alla portata, saranno tuttavia complicati perché entrambe le squadre sono impegnate nella lotta a salvezza. I dorici hanno trovato la prima vittoria dell'era Boscaglia, sono risaliti al quintultimo posto e per coltivare speranze di salvezza diretta hanno bisogno di espugnare l'Adriatico. Per la Fermana si sono drasticamente ridotte le possibilità di agganciare la terz'ultima posizione. Da penultimi dovranno contenere entro gli 8 punti il distacco dalla quintultima, ora sono 7, e alle Recchioni giocheranno senza mezzi termini per la vittoria. Si parte da domenica con Pescara-Ancona in una giornata nella quale tutte le partite si giocheranno contemporaneamente alle 16:30. Tra i biancazzurri continuano a lavorare a parte Pellacani e Masala. Ieri sono stati preservati dalla ripresa degli allenamenti Aloi e Merola a fini precauzionali, ma domenica ci saranno. Possibile che Cascione dia continuità alla squadra di Olbia. Unica possibile novità il ritorno di Milani dopo la squalifica al posto di un Pierno che si è ben comportato. Nell'Ancona Boscaglia ritrova Gatto, Cioffi e l'ex Paolucci che erano stati fermati dal giudice sportivo, ma possibile conferma del 4-2-3-1 con cui è stato superato il Sestri con Clemente, Sacco e Giampaolo alle spalle di Spagnoli. Direzione di gara affidata a Dario Madonia di Palermo, con cui il Pescara ha la vittoria sul Grosseto 2-1 nel 2022. Un arbitro porta fortuna dei marchigiani nel Lega Pro, vincenti 1-2 col Montevarchi e 2-0 sulla Carrarese e anche due volte nella stagione 2021 con l'allora denominazione di Matelica, 1-2 col Legnago e 1-0 alla Virtus Verona. Campobasso e l'Aquila vincono con lo stesso punteggio in trasferta e i punti di distanza restano invariati. In zona playoff vittoria determinante dell'Avezzano, mentre Notaresco e Chieti impattano senza reti. Il servizio sulla Serie D di Jacopo Forcella. Distanze invariate dopo l'ultimo turno di Serie D perché in trasferta entrambe e di misura entrambe Campobasso e l'Aquila passano rispettivamente a San Benedetto del Tronto e Vasto Girardi. Due incroci pericolosi, specie quando ci si avvia sul rettilineo del traguardo. A Bonchele da una parte e il solido Banegas dall'altra risolvono le rispettive contese. Splendido il colpo d'occhio del Riviera delle Palme, esodo molisano per spingere il Campobasso ad un successo niente affatto scontato e che tiene l'Aquila ancora quattro lunghezze dietro. Considera che l'11 di Roberto Cappellacci viola un campo, il Ditella, molto insidioso. Lo squillo sudamericano, il 15° in stagione per Banegas, vale il bottino pieno e la speranza che qualcosa possa cambiare negli ultimi 270 minuti della stagione regolare. Domenica al Gran Sasso d'Italia arriva il Riccione, bisognoso di punti per provare a centrare una salvezza che non era affatto nei piani dei romagnoli, mentre il Campobasso riceverà in un selvapiana che già si preannuncia dal grande pubblico il Notaresco, che avrà ancora poco da chiedere ad un torneo che potrebbe riservare, ma è molto complesso, un appendice playoff che sarebbe il coronamento di un'annata straordinaria. Alle spalle delle prime due di una San Benedettese che ha ancora qualche punticino da mettere in cassa per essere certo della qualificazione alla seconda fase, risale in maniera prepotente l'Avezzano e lo fa battendo nettamente la Vigor Senigallia in uno scontro in salsa playoff, durante il quale i biancoverdi, usciti dalla trasferta col Roma City con le ossa rotte, si rifanno con gli interessi. Il 3-1 dello Stadio dei Marsi si apre subito con il gol di Verna, pareggiato poi da Bracco Scheffer, ma è nel finale di partita che Pagliarini e i suoi innestano la marcia superiore e con De Silvestro e Ortolini mettono al sicuro il match, ma soprattutto consente il doppio sorpasso sia ai rivali di domenica che allo stesso Roma City sconfitto dal Fano. Ora i marsicani al quarto posto hanno Tivoli, proprio il Fano e il Sora, per guadagnarsi una semifinale playoff da giocare probabilmente proprio con la San Benedettese. Con 9 punti in palio però l'obiettivo è quello di non ripetere pomeriggi come quello di Riano.
Chi spera in una frenata in quelle zone di classifica è il Chieti, fermato sul pareggio senza reti dal Notaresco nello scontro tutto abruzzese di giornata. E dire che i neroverdi al gol vanno vicini più volte, centrando due legni con Forgione e Salvatore, rischiando poi quando Franco Fonti impegna a Serra da distanza ravvicinata. Quello che di positivo c'è è il fatto che i neroverdi continuano nella striscia positiva iniziata dopo la giornataccia di Fano e che continua ancora adesso. È evidente che se il Chieti riuscirà a strappare un piazzamento tra le prime cinque, al netto di un filo di delusione per quello che poteva essere non è stato, potrà considerarlo una minima consolazione. In caso contrario sarà altrettanto evidente che la gestione Luiso avrà comunque fatto tutto il possibile per arginare un'emorragia che pareva inarrestabile. In casa Notaresco invece resta l'incognita legata al futuro di allenatore e direttore sportivo. Bruno e Masciangelo infatti a campionato concluso potrebbero salutare. In pole position per la panchina ci sarebbe Marco Sansovini, attuale tecnico della Primavera del Pineto, ex capitano del Pescara e che qualche stagione fa ha indossato da giocatore la maglia rossoblu, ma questi sono discorsi ancora tutti da definire nelle prossime settimane. Ancora calcio, solo un punto separa il Città di Teramo dalla promozione in Serie D. Avversario della formazione di Marco Pomante, domenica prossima sarà il Capistrello e per l'occasione verrà riaperto per le scuole il settore distinti dello stadio Bonolis. Sentiamo il centrocampista Nicola Vanzan nel servizio di Ania Cantagalli. Nicola, forse il sogno di molti giocatori è entrare, essere subito decisivo, segnare subito. Poi però dopo il tuo gol non è arrivato il successo che il Teramo aspettava. No, esatto, cioè sarebbe stato veramente un sogno poi riprenderla e ribaltarla così, però siamo molto dispiaciuti perché comunque abbiamo visto tanta gente oggi che è venuta a sostenerci, ha cantato fino alla fine, forse dovevamo essere un po' più affamati sull'impatto alla partita, però comunque abbiamo dimostrato di volerla riprendere a tutti i costi, insomma abbiamo attaccato fino alla fine, abbiamo avuto un'occasione penso a 20 secondi dalla fine, quindi ci abbiamo creduto, peccato, però dai, abbiamo ancora due partite davanti, insomma abbiamo domenica una partita in casa e speriamo di regalare questa gioia ai tifosi che verranno sicuramente numerosi. Penso che stiamo facendo un qualcosa di straordinario che non è scontato assolutamente, ormai si dava per scontato il fatto che il Teramo arrivasse fino a questo punto. Secondo me non è stato così scontato, abbiamo fatto una settimana secondo me stratosferica perché comunque arriviamo da due vittorie difficilissime a Vasto e in casa con l'Angolana. Appunto abbiamo fatto tre partite in una settimana, per carità c'è stata la sosta di Pasqua, però ricordiamo anche che tra febbraio e marzo abbiamo giocato veramente ogni tre giorni, penso per tipo un mese e mezzo, tra Coppa e Campionato, quindi ci sta comunque a accusare un po' di stanchezza, però insomma ci dà sicuramente forza e tanta carica il fatto di vedere così tanti tifosi che ci seguono. Nelle ultime partite ho segnato se non sbaglio tre gol, quindi sono molto contento, ma più che a livello personale di aiutare la squadra per arrivare a questo obiettivo che ormai è sempre più vicino. Sto bene, mi trovo bene col modo di giocare, col modo di vedere calcio del mister, mi trovo bene con i ragazzi, mi sono ambientato penso alla grande, quindi sono contento di dare questo contributo. Senti, la festa è solo rimandata perché adesso comunque manca un punto. Sì, solamente rimandato, ovviamente noi domenica giocheremo sicuramente per vincere, non per fare questo benedetto punto. Noi vogliamo vincere, vogliamo sicuramente arrivare a fare più punti possibile e vogliamo festeggiare con i nostri tifosi. Questa era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con il TG6 alle 19, alle 21 invece c'è Offside, il nostro consueto approfondimento sul calcio di Serie D, conduce Stefano Recanati. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.